La Corte dei Conti ha aperto fascicoli riguardanti la passata gestione, così la presidente dell'Authority al salotto del signor Rossi. Sciopero Doc Service, un fallimento. La FILT CGIL vuole instaurare un clima di paura. Così FIT CISL e UIL Trasporti. Arcola, la regione apre sulla possibilità di concedere altro tempo per il completamento dei lavori dei parcheggi. 500 nuovi occupati nelle strutture ricettive balneari, Berrino, un incentivo alla destagionalizzazione. Al via il maggio dei parchi della Liguria, iniziative anche alle Cinque Terre e al parco di Montemarcello Magra. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. Partiamo con la cronaca. Questa mattina a Sarzana, in via Paganino, un uomo di 53 anni è caduto da una pianta che stava potando all'altezza di circa 6 metri. Sono intervenuti prontamente sul posto il personale del 118 e della pubblica assistenza di Romito. Il paziente, sempre sveglio, cosciente, con parametri vitali nella norma, è stato stabilizzato sul posto ed accompagnato in codice rosso all'ospedale della Spezia, dove era già stata allertata la shock room. E ieri sera alla Spezia il personale del 118 e della Polizia di Stato sono intervenuti per un'anziana signora che in zona via Veneto, in incrocio in via Dalmazia, è caduta rovinosamente a terra frantumandosi un femore. La vittima, accompagnata dal personale del 118 al pronto soccorso Spezzino, raccontava agli agenti della polizia, raggiuntela in ospedale, di essere caduta a terra a causa di un forte colpo ricevuto da un giovane alle spalle. Sono in corso le indagini della squadra mobile per accertare i fatti. E ci sono diversi fascicoli aperti alla Corte dei Conti che riguardano la passata gestione dell'autorità portuale, anche non direttamente legati all'inchiesta penale in corso. Così Carla Roncallo, presidente dell'autorità di sistema del mare Liguro Orientale, intervenuta alla trasmissione Il Salotto del Signor Rossi, in onda domani sera alle 21:30 su Teleliguria Sud. Un authority che in cassa 30 milioni l'anno e ne spende 15, ma che con il nuovo corso sembra aver chiuso i cordoni della borsa con le iniziative di promozione del territorio. Sentiamo un passaggio della trasmissione. Gli amministratori locali mi dicono: l'authority non spende più. Non ci dà più una mano, non ci dà più un aiuto. Questo purtroppo, questo secondo, diciamo, secondo me, da spezzino, da cittadino, visto che il porto occupa una parte considerevole del territorio e visto che qualche inquinamento lo dà, dovrebbe dare, sì, avere una ricaduta anche in termini economici. Guardi, le ricordo, come ho detto poco fa, che l'autorità portuale è un ente pubblico a tutti gli effetti, come un comune, come una provincia, e quello che qua si faceva, lo voglio dire, dando piena soddisfazione al territorio, erano cose che non si potevano fare. Guardi, li assicuro. C'è una promozione al territorio, nella... C'è una? Cioè, avete anche tra gli obiettivi la promozione al territorio. Certo, e a bilancio ci sono delle cifre, diciamo, ben determinate, che puntualmente... Guardi, io non voglio, come dire, fare processi a nessuno, ma li assicuro che si facevano delle cose che non si possono fare negli enti pubblici. Io questo lo vorrei dire molto chiaramente. Ecco. Abbiamo cercato di contenere la spesa. Quest'anno abbiamo avuto 3 milioni in meno di spesa corrente, quasi tutti su queste, come dire, su spese di questo genere, sulla promozione del territorio, ma non è per cattiveria nei confronti del territorio. Io lo capisco perfettamente che alcune cose, come dire, sono anche gradite al territorio e che alcuni comuni del Golfo vadano anche aiutati in qualche modo, però oltre certi limiti veramente si va oltre quello che è la nostra competenza. Non c'è stato un sollievo dalla Corte dei Conti.
Questo lasciamolo dire alla Corte dei Conti, guardi, non voglio fare polemica. No, voglio dire, no, al di là dell'inchiesta... Ti assicuro che ce ne sono diversi fascicoli aperti alla Corte dei Conti, quindi vedremo tra qualche... I tempi non sono brevissimi, ma li assicuro che ne abbiamo diversi. Collegati all'inchiesta penale, all'inchiesta che c'è non stata... Non solo. Perché li assicuro che ci sono diversi fascicoli aperti alla Corte dei Conti, ma non mi sembra ora la sede Conti per andare... della festa della marineria. Per esempio la festa della marineria, tanto per dirne una. No, infatti stavo per chiederle se... ormai siamo in stagione, se il Comune gli ha fatto richiesta di qualche contributo per un'iniziativa del genere. Ma col Comune di Spezia diciamo condividiamo l'iniziativa del Paglio, che l'autorità portuale ha sempre in qualche modo sostenuto. E ha continuato stesso a sostenerla. Stesso contributo dell'anno scorso, giusto? Sì, ma come dire, questa secondo me ci sta tutta, è promozione, facciamo vedere a bordo delle navi filmati sul Paglio, insomma sono tutte cose sostenibili. Quando poi si va a fare una festa della marineria che costa 1 milione di euro o quella precedente anche molto di più, sinceramente qualche dubbio potrebbe nascere. Ecco. Nonostante l'enorme risalto mediatico, lo sciopero proclamato per la giornata di ieri da parte di Filt CGL in Doc Service è fallito. Così si esprimono i segretari territoriali Fit CISL Marco Moretti e Marco Furletti di Will Trasporti Will. La bassissima adesione all'iniziativa di protesta, continuano i segretari, è la palese dimostrazione che quasi la totalità dei lavoratori di Doc Service ha compreso la posizione sempre sostenuta da Fit CISL e Will Trasporti Will, ovvero l'assoluta insussistenza di ricadute occupazionali e salariali in Doc Service conseguenti all'affidamento ad Eagle Service di attività di rizzaggio e derizzaggio all'interno di LSCT. E si è svolto questa mattina in Regione un incontro per affrontare la questione dei disagi sulle autostrade liguri. Erano presenti il presidente Giovanni Toti, l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone e quello ai trasporti Giovanni Berrino, assieme ai rappresentanti delle prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia e ai gestori autostradali. Regione Liguria ha chiesto ai concessionari delle autostrade della Liguria la costituzione di un tavolo permanente per monitorare la situazione di strade e autostrade della regione. Una richiesta resa necessaria e urgente dopo i disagi delle ultime settimane in occasione di ponti e fine settimana e in vista della stagione estiva. E sempre in tema di infrastrutture, la Regione Liguria, attraverso l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, ha annunciato la possibilità di concedere un'ulteriore proroga al comune di Arcola per la realizzazione di un centro polivalente ed un parcheggio nel centro storico, i cui lavori si sarebbero dovuti concludere entro il prossimo 30 giugno. Il progetto, cofinanziato nel 2010 da Regione Liguria nell'ambito di un bando europeo, ad oggi risulta ad un terzo circa della realizzazione. La disponibilità di Regione Liguria, in tal senso l'ultima concedibile rispetto ad una scadenza che l'Unione Europea ci pone, spiega l'assessore Giampedrone, va in una duplice direzione: di poter garantire ai cittadini di Arcola la realizzazione di un'opera che da più parti si indica come importante e di cercare di garantire che i cantieri aperti possano vedere una loro conclusione positiva, anche per le ricadute occupazionali che da essi ne derivano. E occupazione in Liguria, 500 nuovi contratti in strutture ricettive e balneari, grazie al bando Patto per il lavoro nel turismo. Per l'assessore regionale al turismo si tratta di un risultato straordinario che dà più stabilità al lavoro e sostegno alla destagionalizzazione. Ma vediamo il servizio di Sergio Diofili. Sono 500 i nuovi contratti di lavoro stipulati grazie al bando sui bonus occupazionali previsti dal Patto per il lavoro nel turismo, per un totale di 1,5 milioni di euro di incentivi che da ieri sono in corso di erogazione da parte di FILS e la finanziaria di Regione Liguria.
Già dal primo giorno di apertura del bando, commenta l'assessore alle politiche attive del lavoro e al turismo Gianni Berrino, avevamo capito le dimensioni del successo dell'iniziativa con oltre 300 richieste di stipula di nuovi contratti. Il patto prevede bonus assunzionali per chi stipula contratti nel comparto ricettivo e balneare della durata minima di 8 mesi, stabilizzando in questo modo i livelli occupazionali di un settore che ha contratti medi di poco più di 5 mesi. Nei ponti del 25 aprile e 1 maggio, continua l'assessore Berrino, abbiamo visto come il primo assaggio d'estate abbia attratto turisti sulle nostre riviere anche prima dell'avvio della stagione balneare vera e propria, con prenotazioni record secondo la stima delle associazioni di categoria. Il patto, finanziato con 3 milioni di euro da fondi FSE per il biennio 2018-2019 e firmato tra Regione, Liguria e parti sociali, costituisce un incentivo per permettere alle strutture di restare aperte più mesi, facilitando quella destagionalizzazione che da tempo è alla base della maggior parte delle politiche di promozione e i lavoratori di avere maggiore stabilità e tutele. E prende il via anche quest'anno il Maggio dei Parchi della Liguria, collegato alla Giornata Europea dei Parchi che si celebrerà il prossimo 24 maggio. Un'occasione eccezionale per conoscere il territorio regionale percorrendo strade meno note e sentieri verticali che dal mare arrivano fino a 2000 metri. Tutto questo grazie al coordinamento con Federparchi Liguria, che riunisce gli 8 parchi liguri, di cui uno, quello delle Cinque Terre nazionale. Le iniziative partiranno sabato prossimo per concludersi martedì 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. Molte le iniziative anche sul nostro territorio, dove si potranno ammirare i terrazzamenti a picco sul mare delle Cinque Terre e visitare l'unico parco fluviale della Liguria, quello di Monte Marcello Magra. Ma cambiamo argomento. Questo pomeriggio il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha celebrato la messa solenne insieme ai canonici del capitolo in Cristo Re per la ricorrenza del 43° anniversario della dedicazione della cattedrale spezzina. Vediamo il servizio di Don Paolo Cabano. L'inaugurazione della nuova chiesa fu celebrata da sempre con grande gioia. Essa aveva luogo con una solenne celebrazione eucaristica del vescovo e la rispettiva omelia. A Roma, fin dal VII secolo, non si conobbe alcun altro rito. In Oriente, invece, si sviluppò già presto un ricco cerimoniale, valevole soprattutto per l'altare. In esso ebbe un ruolo particolare la deposizione dei corpi di martiri e di santi e più tardi anche delle loro reliquie. Dedicare una chiesa a Dio significa liberare questo spazio dall'uso profano e dedicarlo alla preghiera. Ecco perché anche l'anniversario viene ricordato con solennità nella chiesa in cui si celebra. In modo particolare l'anniversario della cattedrale è un modo per ricordare che la chiesa cattedrale è la chiesa madre di tutta la diocesi, nella quale possiamo ascoltare l'autorevole insegnamento del vescovo. Dedicare una chiesa al culto del nostro Dio. Certo non vuol dire circoscrivere la presenza di Dio, la quale sappiamo è immensa, ma invece vuol dire permettere al popolo di Dio di radunarsi nel nome del Signore. E allora la parola oggi ci viene incontro in modo particolare proprio per portare su questo la nostra riflessione. Radunarci per fare che cosa? Per fare memoria efficace dell'opera della salvezza. Abbiamo sentito alla prima lettura la gioia dell'aver ritrovato il libro della legge, la gioia del poter accogliere il dono della parola. E verrà celebrata domani nella parrocchia di Cristo Re la Santa Messa nel trigesimo della Nascita al Cielo di Giorgio Buba. La funzione si svolgerà alle 18:30 nella cripta.
13 richiedenti asilo ospitati nel centro di accoglienza straordinaria della Croce Rossa a Varese Ligure hanno partecipato con successo a un corso formativo di aiuto cuoco. Gli attestati di superamento dell'esame finale sono stati loro consegnati lunedì scorso dal presidente del comitato della Croce Rossa della Spezia, Luigi De Angelis, al termine di un pranzo cucinato per l'occasione dagli stessi migranti. I ragazzi dei 19 e 26 anni di età hanno frequentato un ciclo di lezioni di 40 ore organizzato dall'Associazione Culturale Spezzina Il Bastione in collaborazione con la Croce Rossa. Teatro, pittura, fotografia, musica, ma anche cucito creativo saranno i protagonisti dell'evento finale del progetto Nutrire la solidarietà tra le generazioni attraverso le arti dell'associazione Anteas La Spezia. La mostra spettacolo è stata ospitata questo pomeriggio dalla Mediateca regionale Sergio Fregoso di Via Firenze. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale e Sergio Diofili. Va bene, fammi un po' sentire se la falanera di quella doppia di una volta. Favorire l'integrazione tra giovani e anziani è l'obiettivo del progetto dell'Anteas Integrazione attraverso le arti. Una bellissima iniziativa che tratta di solidarietà attraverso le arti, che coniuga le varie stagioni della vita, da quando siamo bambini a quando siamo adulti a quando siamo anziani. Credo che sia una bellissima iniziativa che rilancia appunto il valore della socialità, della solidarietà, valori che sembra in questa società sempre più che vadano persi. Noi crediamo come CISL, l'Anteas è una nostra associazione, che invece si debba rimettere al centro questi valori, perché per una società appunto che non derivi nell'indifferenza, nell'individualismo, nell'abbandono anche di purtroppo tante persone che poi vivono da soli. Un progetto che ha visto la partecipazione di 3 scuole, quelle di Pitelli del 2 giugno e di Sesta Godano e di 8 centri anziani del comune della Spezia. Che cosa è emerso da questo progetto? È emerso che le diverse generazioni hanno bisogno di tempo, di opportunità e di idee per poter stare insieme. Abbiamo così realizzato in varie forme e in varie misure diverse attività che mettessero in centro quello che fosse il dialogo attraverso l'arte. Non belli i lavori, sono stati belli, importanti, di diverso genere, quanto bello è stato invece il dialogo che è nato tra le diverse parti. Quindi abbiamo avuto nonni che si sono, tra virgolette, adottati altri bambini, nipotini che hanno adorato altri nonni e così via. Abbiamo per un bel periodo, per diverse ore, accantonato quello che potesse essere il problema della solitudine e grazie all'opportunità che i centri sociali ci hanno dato accogliendo le nostre proposte sotto diverse forme, quindi pittura, teatro, musica, creatività e quant'altro. Un'iniziativa per avvicinare sempre di più i giovani agli anziani. E siamo sempre più soli e abbiamo perso un po' la capacità di stare insieme, invece ritrovandola con progetti come questo che lega i giovani, i più giovani, agli anziani, ai nostri nonni, ai nostri genitori, è fondamentale per una società più umana, una società più rispettosa del prossimo e soprattutto piena di valori che veramente mancano e sui quali noi dobbiamo lavorare ogni giorno. E sempre alla Mediateca regionale Sergio Fregoso prosegue la serie di incontri previsti dalla rassegna Immagini e Parole, organizzati dall'assessore alla cultura del Comune della Spezia con la collaborazione del centro culturale Il Porticciolo, del circolo culturale Fantoni e della libreria Ricci. Domani alle 17 il secondo incontro dal titolo Immagini e Parole, corpo e fuori corpo. A discuterne 2 nomi importanti del design italiano, il professor Aldo Colonetti, storico dell'arte e del design dell'architettura e membro del Comitato Scientifico Triennale di Milano, e Moreno Ferrari, designer e creativo di fama internazionale, con passo d'oro alla Triennale di Milano. Introdurrà e coordinerà l'incontro l'architetto Monica Mazzolani dello studio De Carlo di Milano.
E veniamo ora a qualche notizia di servizio. Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Sabato prossimo, dalle 7 alle 14, l'intervento di pulizia interesserà l'area di Cadimare, mentre sarà effettuato dalle 4 alle 10 il lavaggio dei porticati in via Vittorio Veneto, da via Foscolo a via Dalmazia. Sempre sabato si svolgerà il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, svolto da ACAM Ambiente a Marola. Il pianale sarà posizionato in via Le Fieschi. E un'altra notizia di servizio: a partire dalle 7 di sabato fino alle 20 di mercoledì prossimo, la SP31 della Ripa resterà chiusa alla circolazione per lavori riguardanti il primo lotto di sistemazione della strada. Una marcia competitiva a 6 zampe per sostenere la Banca degli Occhi per la donazione delle cornee. La nuova iniziativa dal titolo Fallo per i tuoi occhi, organizzata dal Lions Club Roverano, che invita tutta la cittadinanza a partecipare alla simpatica camminata prevista per domenica 6 maggio dalle 9 del mattino. Sentiamo l'intervista raccolta da Chiara Alfonsetti. Una marcia a 6 zampe, ossia umani accompagnati dai loro amici a 4 zampe, per uno scopo benefico organizzato dal Lions Club Roverano. Che giornata sarà? Sarà una giornata dedicata a una raccolta fondi per la Banca degli Occhi Melvin Jones, una banca degli occhi legata, supportata, la più grossa banca degli occhi europea, supportata dai Lions e integrata a un filo diretto con la Clinica Oculistica di Genova. Cerchiamo di far conoscere anche questa realtà lionistica, perché siamo molto attivi nel settore. Proprio l'ambito dell'ipovisione è un ambito che ci appartiene molto e siamo molto sensibili al problema. È una banca che nasce nel 1996 e ad oggi ha aiutato, tramite trapianto corneale per la cecità corneale, a ripristinare la vista a 2700 persone che appunto avevano perso la vista o per malattia o per incidente. Quindi è venuta in mente questa marcia di sostegno, corri per i tuoi occhi, perché è un problema che potremo, speriamo di no, però avere tutti. L'abbiamo allargata anche 4 zampe, perché molti di noi, io per prima, ho un cagnolino e una passeggiata non agonistica. Ci saranno gadget per i pelosi e per i padroni, magliette, insomma un po' di cosine che non vi dico. Bisogna venire. Quale sarà il percorso? Beh, il percorso non è agonistico, per cui non abbiamo grosse pretese. Partiamo dal centro Allende, l'orario diciamo di iscrizione per le 9 di mattina, poi pensiamo di partire intorno alle 10, dati tutti i gadget. Faremo più che altro il centro pedonale, quindi passiamo da Piazza Verdi, Piazza del Bastione, ci allunghiamo in via Prione, poi scendiamo e ritorniamo. È 2 chilometri, auspicabile farla anche 2 volte, ecco, perché il moto fa anche bene, quindi sarà una bella giornata. Le erbe della Contessa, un'esperienza di immersione nella natura e nella storia del territorio di Isola, alla ricerca di erbe per preparare tinture madri ed oleoliti nella cornice della Villa della Contessa di Castiglione. L'evento, che si terrà dopodomani, vede la collaborazione di Spezia Outdoor con il Comitato per la tutela del territorio di Isola, Montalbano e Felettino, l'associazione Naturalmente e la Villa La Contessa. Maggiori informazioni sulla pagina di La Spezia Outdoor. Passeggiare alla scoperta della città in compagnia di un docente di lingua inglese. Non si tratta di itinerari turistici, ma proposte di formazione all'aria aperta. Questo è quanto propone l'associazione AIDEA all'interno del progetto Spezia Outdoor, attivato dal Comune della Spezia con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio. Primo appuntamento giovedì prossimo alle 17. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione AIDEA La Spezia.
Ma apriamo ora la pagina culturale, un'occasione per poter ascoltare insieme il coro e l'orchestra del Conservatorio Puccini, impegnati nella realizzazione del Requiem in Do minore del maestro Luigi Cherubini. Questo sarà possibile sabato prossimo alle 21:15 nella chiesa Nostra Signora della Neve a Spezia. Ma sentiamo maggiori dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Coro e orchestra del Conservatorio Puccini insieme, che cosa potremo ascoltare? Potremmo ascoltare una composizione di tutto riguardo, che è il Requiem in Do minore di Luigi Cherubini. È una composizione importante in cui si potranno cimentare sia il nostro coro che la nostra orchestra. È una composizione importante perché è una composizione che ha avuto la sua prima esecuzione, figuriamoci, per commemorare Luigi XVI, la sua decapitazione nel corso della Rivoluzione francese, dopo alcuni anni, insomma, ecco, quindi questa fu la sua prima uscita. Ma la sua uscita, probabilmente la sua esecuzione più importante, fu nell'occasione dei funerali di Beethoven. Molti gli appuntamenti, non solo uno, li vogliamo ricordare? Sì. È stata un'iniziativa appunto che ha avuto un bel riscontro e quindi la eseguiremo sia il 5 di maggio in Santa Maria della Neve qui alla Spezia, quindi sabato prossimo, poi domenica prossima invece il 6 saremo a Savona e il 13 di maggio, quindi la domenica successiva, a Sarzana in San Francesco. Sabato prossimo a che ora? Sabato prossimo alle ore 21:15. Vi prego di partecipare numerosi, spero che sia veramente una cosa importante per la città. Si è svolto ieri il primo concerto della terza edizione del Vernazza Opera Festival. Il trio al femminile, composto da Letizia Cappellini, soprano, Livie Morales, soprano, e Bezzabea Faccini, al pianoforte, ha trasformato una brutta giornata di pioggia in un pomeriggio di musica in riva al mare. Prossimo appuntamento domani alle 19 con un cast ancora al femminile. Giulia Maria Bonilla, soprano, Bezzabea Faccini al pianoforte e Letizia Cappellini, soprano, si esibiranno su musiche di Mozart, Mascagni, Verdi, Bellini, Puccini ed altri ancora. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell'associazione La Fenice Versilia. E siamo giunti, come di consueto, in conclusione del nostro telegiornale alle previsioni meteo per la giornata di domani. Il minimo depressionario lentamente si colma ma staziona tra Sardegna e Corsica, richiamando ancora intense correnti umide dalla pianura padana verso l'Appennino e le Alpi occidentali. Cielo coperto con piogge diffuse e rovesci. Miglioramento nel pomeriggio con parziali schiarite in un contesto di marcata variabilità. Sulla costa al mattino possibili piogge, al pomeriggio nuvoloso con qualche schiarita. Umidità su valori medio-alti. Fino alle ore pomeridiane venti forti settentrionali con locali raffiche di burrasca. In serata rapida attenuazione fino a deboli o moderati. Mare da mosso a poco mosso. Le temperature si attesteranno tra una minima di 16 e una massima di 21 gradi. E il nostro telegiornale per questa sera termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.